Come nasce un desiderio? Cosa ci spinge verso qualcuno e ci fa sentire attratti da quella persona, da quel corpo e non da altri? Cosa trasforma un'attrazione in passione, in un amore che cerca l'assolutezza e la piena realizzazione di sé? E cosa definisce un tradimento, se il pensiero di tradire è già di per sé un allontanarsi e cercare altro? Questa Anzi, questo nuovo romanzo, Chiamo l'amore di Francesca Romana Fabris, io, edito da Carabba Editore, uscito ad agosto 2023, questa è la storia di una passione che si svolge tra i fatti, nei desideri e considerazioni della voce narrante che potrebbe essere ognuno di noi, con tutti i suoi sé e perché. È un racconto di una passione, un modo poetico per riflettere su attrazione, su amore, su tradimento. E sulla loro natura e anche sui dettami socio-culturali che spesso li definiscono o forse li limitano, ma soprattutto su desideri e azioni guidati dall'Eros. Eros, che è un dio, anzi un mezzo dio, potente e caotico e mai soddisfatto. Chiama l'amore Francesca Romana Fabris. Grazie.